Bene, buonasera, benvenuti. Presentiamo stasera l'opera Croce e Gentile, edita dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, che ha avuto questa fortunata coincidenza di uscire in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Croce, del 141esimo, più o meno il 141esimo anniversario della nascita di Gentile. L'opera appunto costituisce una delle opere monumentali, dei volumi monumentali editi dall'Istituto. La Scuola Normale ha ovviamente varie ragioni per occuparsi di quest'opera. Ringraziamo in primo luogo il direttore della scuola, Vincenzo Barone, che ha accettato di portare i suoi saluti a questa iniziativa e a cui do subito la parola. I saluti sono ovvi e doverosi, la competenza del direttore nel settore è molto scarsa, quindi cercherò di essere breve anche per non dire troppe stupidaggini. Voglio soltanto dire che ovviamente è un piacere nella tradizione della scuola ospitare queste iniziative, è nella tradizione della scuola la collaborazione con l'Enciclopedia Italiana, che anzi spero di rafforzare in futuro riprendendo una vecchia convenzione un po' desueta ma su cui vogliamo dare ulteriore forza, è nella tradizione della scuola contribuire a opere editoriali di altro profilo con la professionalità soprattutto dei propri docenti della classe di lettere, ma questo è un contributo complessivo a una visione generale della scuola che mi permetto di esprimere, che è quella di un sapere condiviso, di un sapere ampio, di un sapere integrato. E per cui, pur essendo io un chimico, rimango molto, sono molto interessato anche a livello personale, oltre che a livello istituzionale, a iniziative di questo tipo e a un contributo che chiunque di questa scuola possa dare a un'integrazione, alla promozione ulteriore di operazioni di questo tipo, sia dal punto di vista della collaborazione nazionale e internazionale, sia dal punto di vista, come dicevo prima e lo ripeto, di saperi più ampi e complessi. Avevo promesso di essere breve, quindi mi fermo qui e cedo immediatamente la parola ringraziandovi tutti di essere venuti e dandovi il benvenuto alla Scuola Normale. Grazie al professor Barone che con la sua presenza ha voluto testimoniare appunto l'importanza di questo tipo di studi alla scuola e comincerei io con una brevissima introduzione all'opera di cui parliamo. Allora, l'opera, come forse sapete, ha già avuto varie occasioni di discussione e di presentazione in vari luoghi, a partire dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, in cui c'è stata una prima valutazione, anche piuttosto articolata ed importante, credo alla presenza del Presidente Napolitano, del lavoro. D'altra parte, alla Scuola Normale non poteva mancare un simile appuntamento, in primo luogo perché il curatore dell'opera è il professor Cilberto, cioè un docente della scuola, perché tra i docenti e i ricercatori della scuola numerosi sono stati collaboratori all'opera, perché diversi studiosi che sono passati nella scuola, che hanno studiato alla scuola, hanno a loro volta dato il contributo al lavoro. Ma al di là di queste ragioni, direi ovvie, per cui la scuola si occupa dell'enciclopedia Croce Gentile, credo che ci sia anche una ragione significativa e forse un po' più profonda, vale a dire i due personaggi di cui si tratta, appunto Croce e Gentile, hanno inciso nella vicenda storica della scuola, sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo istituzionale, il volto istituzionale della scuola, alcune delle sue caratteristiche di fondo che ancora oggi permangono sono certamente legate alla direzione Gentile, così come l'incidenza del culturale di Croce in parecchi dei docenti che hanno segnato la storia e la storia della scuola l'hanno fatta diventare quello che hanno risentito della influenza crociana. Dunque appunto è una ragione in qualche modo doverosa quella di occuparsi
occuparsi di quest'opera e d'altra parte il volume assume un significato, credo generale, un significato culturale che non può non richiamare l'attenzione di un luogo di studio e di ricerca come è la scuola. Ovviamente saranno i relatori ad approfondire gli aspetti del volume, ad approfondire appunto questo significato culturale. Io vorrei qui ricordare solamente due aspetti che da un punto di vista molto generale, se volete anche molto esteriore, segnano il significato di questo lavoro. E li caratterizzerei ricorrendo al tema della sfida. In primo luogo mi sembra che questo volume rappresenti una sfida perché due personaggi che hanno rappresentato linee politico-culturali antitetiche, basta pensare appunto ai due manifesti che escono nel 1925 e che segnano in qualche modo la frattura profonda fra i due, ma segnano anche una frattura all'interno della cultura italiana, direi appunto due personaggi che hanno rappresentato linee diverse, vengono invece affrontati assieme. So che Michele mi ha raccontato che in qualche modo questo è frutto di una contingenza, il fatto di aver messo insieme i due volumi, tuttavia i due personaggi, e non era il progetto iniziale, tuttavia appunto il fatto che vengano messi insieme a me pare davvero una sfida rilevante, una sfida significativa, non solo perché si realizza in maniera molto ravvicinata il tentativo di cogliere divergenze e convergenze e forse appunto al di là delle divergenze che spesso sono state sottolineate, mi pare che il volume offra la possibilità di cogliere appunto delle convergenze. Per riferirci ancora al manifesto del 25, certo che sono diversi e antitetici, tuttavia significano una identica politicizzazione della cultura, un'identica volontà di politicizzare il lavoro intellettuale. Dunque in qualche modo, in qualche elemento comune che li collega vi si può trovare. Ma dicevo appunto non solo perché in questo modo c'è la possibilità di cogliere convergenze e divergenze, ma anche perché mettendo insieme appunto due personaggi così diversi e a lui rappresentati come profondamente antitetici, un'antitesi che mi pare si colga anche nel modo in cui è stata recepita l'opera. No? In alcune recensioni di nuovo viene fuori l'appartenenza crociana di alcuni personaggi che la rivendicano come lettura significativa di quest'opera, questa loro appartenenza o questa loro discendenza. Ma appunto questo metterli insieme significa infatti cercare di capire meglio la nostra storia. E direi appunto che la sfida fondamentale sta proprio in questo, cioè in un'operazione che riuscendo a cogliere le vicende di due personaggi così diversi per certi aspetti antitetici, in realtà ci restituisce uno spaccato di una storia che è per l'appunto la storia comune. E questo mi pare uno degli intenti del lavoro, anche perché, come già rivela il titolo, il lavoro è stato proprio quello di storicizzare contestualizzando, una contestualizzazione, come lo rivela il titolo, che va in una duplice direzione, nella direzione del contesto europeo e nella direzione della tradizione culturale italiana. Il modo con cui si legge questi personaggi appunto è un modo che vuole storicizzare la loro presenza e attraverso l'individuazione di differenze e se si vuole anche di convergenze, giungere a capire qualche cosa di più della nostra storia comune. E questo mi pare insomma che sia uno dei pregi. In fondo io sono stato coinvolto con una voce tutto sommato marginale, quindi posso dirlo, credo uno dei pregi complessivi del volume è quello di uscire dalla ideologizzazione che ha profondamente caratterizzato le ricostruzioni storiche della vicenda di Croce e di Gentile per l'appunto per giungere ad una più adeguata comprensione storica attraverso questi personaggi di quella che è stata la nostra vicenda nel contesto europeo
e alla luce della tradizione italiana. La seconda sfida che mi pare interessante e che questo volume rappresenta è data dalla struttura dell'opera. Non si è scelto una ricostruzione monografica dei due personaggi, si è scelto di analizzarli attraverso una serie di lemmi molto analitici, 108 lemmi, attorno ai quali si è poi organizzato lo studio che ha gettato una luce più o meno generale sugli orientamenti dei personaggi. Dunque, tanti lemmi rivolti a persone, eventi, opere, temi, relazioni, appunto è anche interessante mi pare questo fatto, cioè dell'avere dedicato parecchie voci a delle relazioni, a dei rapporti. Tanti lemmi di tipo molto vario che sono stati affidati a diversi autori, tra di loro molto diversi, diversi non solo per età, abbiamo voci appunto di personaggi molto giovani, così come voci di personaggi che rappresentano già nomi affermati all'interno del panorama degli studi, ed in fondo anche questo tavolo rappresenta in questo modo la varietà, questa varietà di generazioni che sono state coinvolte nel volume, ma non solo varietà generazionali, anche varietà di orientamenti politico-culturali. E anche questo mi è parso in qualche modo una sfida interessante, perché generalizzando si può dire che questo tipo di scelta comporta da un lato analiticità, dall'altro lato pluralismo. La sfida che analiticità e pluralismo possano portare ad una migliore conoscenza storica, credo appunto che sia un dato significativo, un dato rilevante del volume. Ovviamente non sta a me, sentiremo dai relatori che cosa dal punto di vista conoscitivo effettivamente ha portato l'avere dato questo tipo di struttura al volume. E tuttavia mi pare che si possa dire, e con questo chiudo questa mia introduzione, mi pare che si possa dire che almeno emerge da questa volontà appunto analitica e allo stesso tempo pluralistica, emerge un dato che mi sembra significativo, cioè che questi personaggi hanno rappresentato una vicenda tutt'altro che irrilevante per il nostro passato, per la nostra storia, e tutt'altro che irrilevante per la comprensione dell'oggi. Ecco, mi pare che questo, come prima introduzione al volume, si possa dire. Io appunto non voglio togliere tempo, spazio alla discussione. Abbiamo una serie di voci da ascoltare. In primo luogo devo dire che purtroppo Alessandro Savorelli è stato colpito da un'infezione virale questa mattina e quindi non può essere con noi, quindi ciascuno dei relatori ha a disposizione qualche minuto in più, se vuole una ventina di minuti per poter esprimere almeno sì, appunto. Non essendoci Savorelli, appunto, per poter esprimere la propria valutazione, e seguirei questo schema. Darei prima di tutto la parola al professor Marcello Mustè, che ringrazio di essere venuto qui con noi, poi a Pasquale Terracciano, appunto, che rappresenta la voce delle giovani generazioni, e infine al professor Massimo Cacciari, ringrazio anche lui di aver accettato questa presentazione, e poi Michele Ciliberto farà qualche conclusione finale. Dunque grazie a loro per il loro intervento, e comincio col dare la parola al professor Mustè. Esatto, sì. Allora, intanto direi che insieme ad altre iniziative recenti, iniziative editoriali, mi limiterò solo a ricordare il carteggio integrale tra i due filosofi che è arrivato al secondo volume. Ecco, questa opera che noi oggi discutiamo mi sembra che rappresenti un documento di rilievo di un certo ritorno dell'interesse per Croce e per Gentile. E forse aggiungerei rappresenta anche il risultato più compiuto
di quello che definirei un nuovo orientamento. Michele Ciliberto nella prefazione parla di un nuovo approccio nel modo di leggere questi autori. Non parlerei certo di una rinascita o di un'attualizzazione, però di una diversa prospettiva, diciamo, che implica una messa a distanza, una più netta storicizzazione della loro biografia e delle loro opere. E in questa diversa distanza, in questa prospettiva nuova, cadono, direi, anzitutto alcuni miti interpretativi. Questo mi sembra il primo risultato attivo, diciamo, da mettere all'attivo di questa opera. Questo lavoro negativo, lo definirò così, di ripulitura metodologica, ha già di per sé una importanza peculiare. Per citare solo alcuni esempi, cade il mito del provincialismo di questi autori. Si è ripetuto in passato fino alla noia che Croce e Gentile avrebbero contribuito a chiudere la cultura italiana dentro confini ristretti, estranei alle correnti più vive della cultura europea. E invece più questi autori si studiano, più mi sembra che si vede che è vero il contrario, cioè che la loro opera ha legami stretti con la vita europea del Novecento e che ha contribuito in maniera importante allo svecchiamento della nostra cultura, non solo filosofica, vorrei dire, ma anche politica, giuridica, letteraria. E lo si apprende da molti degli articoli che compongono questo volume, a cominciare da quelli sui rapporti con la cultura tedesca e spagnola, con Dewey, sulle iniziative editoriali della Casa La Terza, sulle annate della critica. E un altro mito che cade, vorrei aggiungere, è quello della metafisica del loro pensiero. Di Croce, anzitutto, quante volte l'estetica di Croce è stata definita romantica o metafisica? Però anche di Gentile. Un mito che cade perché la metafisica fu semmai l'oggetto delle loro critiche. E poi perché, soprattutto, si vede sempre meglio che la loro ricchezza, la ricchezza di questi autori, non è catturata, diciamo, in sistemi chiusi, confezionati, sigillati, ma sta nel contatto vivo, mutevole, flessibile con il proprio tempo. In questo senso aveva ragione Eugenio Garen e altri quando raccomandavano di cercare per esempio Croce più nelle postille, negli articoli della critica che nelle pagine del sistema. Ecco, da parte mia, leggendo questa opera, aggiungerei che Garen forse aveva tanto ragione che oggi forse possiamo fare un passo oltre, cioè rintracciare quella medesima inquietudine, quel medesimo rapporto con il tempo storico che lui indicava negli scritti minori, fin dentro le opere sistematiche di Croce e di Gentile. E forse questo è uno dei passaggi più acuti e rilevanti della nuova critica, sia crociana sia gentiliana. Ora, un aspetto, secondo me, veramente pregevole di questa opera di cui discutiamo è l'attenzione che viene portata ai temi della fortuna di Croce e di Gentile, in Italia e in Europa. È un tema che emerge in maniera diretta negli ultimi quattro, pregevolissimi, devo dire, capitoli dell'opera, Di Martino, Bottos, Guzzone, La Stella, ma attraversa, se non tutti, direi, molti contributi. Ed è un tema importante da considerare non solo nei decenni ultimi che ci separano dalla loro morte, naturalmente, in sede, diciamo così, bibliografica, ma anche nel corso della loro stessa biografia intellettuale. Non si può parlare di una dittatura, come fece Remo Cantoni, per esempio, a proposito di Croce, in un famoso articolo sul Politecnico del 1947. E neanche, secondo me, a rigore di una egemonia, perché il concetto di egemonia implica, diciamo così, una pervasività di tipo civile, una penetrazione sul piano istituzionale, una capacità di guida e una continuità che qui non si è verificata in modo costante e uniforme. Però certamente non può essere sottovalutata l'influenza culturale
come la definì a proposito di Croce efficacemente, devo dire, Gianfranco Contini, e direi anche il largo processo di assimilazione del loro pensiero. Croce e Gentile sono restati a lungo i protagonisti di un'epoca della nostra cultura, e direi che si verificò un processo singolare, per certi versi anche paradossale, nella nostra cultura, nella cultura italiana, cioè tanto più la loro opera cominciò a essere rifiutata in maniera anche aspra, come avvenne nell'immediato dopoguerra, tanto più si avvertiva come il contraccolpo, dirò così, di una ricezione, di un'assimilazione, a volte tacita o non dichiarata. Questo accadde in maniera esemplare nel marxismo italiano, ma non solo, però, direi, nel marxismo. La cultura italiana ha largamente assimilato Croce e Gentile. La loro influenza culturale è stata importante, però la cultura filosofica italiana ha sempre avuto la massima difficoltà a fare i conti con la struttura del loro pensiero, cioè a porlo come oggetto di esame, di analisi, di critica, insomma a storicizzarlo nel senso però più forte del termine. E il disagio che la cultura italiana ha così sviluppato verso questi autori è diventato anzitutto un disagio verso se stessa, non verso l'altro da sé, non verso qualcosa di estraneo, ma verso qualcosa che l'ha costituita nel tempo come tale. Ora, storicizzare Croce e Gentile comporta alcune conseguenze, anche di ordine metodologico, che forse è il caso di segnalare. Insomma, più approfondiamo la conoscenza di questi autori, più mi sembra che ci accorgiamo che le nostre risorse storiografiche, i nostri metodi tradizionali, si rivelano almeno in parte inadeguati, cioè sono legati, come dice Ciliberto nella prefazione, a una stagione che è passata. Questo vale anzitutto per le parole con cui rappresentiamo le loro filosofie. Forse a un certo punto arriverà il momento di discuterlo, questo aspetto. Faccio un esempio. Fino a che punto si può ancora parlare per il loro pensiero di idealismo o di neoidealismo? Se noi consideriamo l'idealismo, diciamo, nel suo significato rigoroso, quello per cui, come scriveva in maniera folgorante Hegel nella Dottrina dell'essere, idealismo significa che il finito è ideale, punto. Allora noi ci accorgiamo subito che qui emergono delle rilevanti dissonanze. Il caso di Croce è esemplare non solo perché lui stesso in un famoso articolo del 1943 dichiarò di abbandonare questa denominazione di idealismo, e non solo perché fin dall'inizio, per esempio nella introduzione alla critica del 1902, non mancò mai di circostanziarla, parlando di idealismo critico, di realismo idealistico o di idealismo antimetafisico. Ma soprattutto perché, badate, tutta la sua opera, nel suo sviluppo, potrebbe essere interpretata come una consumazione dell'idealismo. Questo vale in maniera evidente per il suo percorso teorico, che lo portò ad accentuare il tema della vitalità in un dialogo stretto con autori come Enzo Paci e come Ernesto De Martino. Ma vale anche per la struttura delle sue opere. Anzitutto per l'estetica, scritta prima dello studio di Hegel e certamente segnata da altri diversi influssi, De Santis, Herbart, Schopenhauer. E per la filosofia della pratica, dove tutta la realtà è derivata dall'attività originaria della volizione e della prassi. Insomma, più che un rigoroso idealismo, direi che ci troviamo di fronte a una sua progressiva consumazione, quasi a un'autocritica interna dell'idealismo. Si potrebbe dire con una battuta, che vale quello che può valere una battuta, che quando Gramsci parlò di anticroce, forse non vide abbastanza che questo anticroce per certi versi era già iscritto dentro l'opera di Croce e soprattutto dentro la sua evoluzione. Il caso di Gentile può apparire meno evidente, ma non è del tutto diverso. Certo, Gentile aveva avuto una diversa formazione, come qui mostra Sasso nella
in questo volume, mediata dallo hegelismo napoletano e soprattutto da quel particolarissimo hegeliano che era Donato Iaia. Fino a giungere, non tanto come spesso si è ripetuto, all'assunzione o alla continuazione della filosofia di Bertrando Spaventa, quanto soprattutto alla sua critica, nel tentativo di renderne più rigoroso e più trasparente, diciamo, il principio. Ma anche in Gentile, però, si inserirono via via elementi estranei che lo portarono fino alle ultime meditazioni sul sentimento e a un'opera così importante come Genesi e struttura della società. Insomma, io direi il concetto di idealismo non ci rappresenta bene la dinamica, sia strutturale sia storica, di queste filosofie, o almeno non la esaurisce. E se, a mio modo di vedere, queste filosofie, a mio modo di vedere, delineano piuttosto un rinnovato tentativo di riforma della dialettica, che era poi soprattutto un ritorno al suo nucleo più originario, separato, badate, dalla filosofia della storia, dalla filosofia della natura, dalla filosofia dell'arte, fino a una svalutazione, come qui mostra il capitolo scritto da Biagio De Giovanni, fino a una svalutazione della stessa fenomenologia hegeliana, che pure era stata l'opera prediletta di Bertrando Spaventa e degli hegeliani di fine Ottocento. Una dialettica riformata che insomma non era più in grado, come accadeva in Hegel, di giustificare l'universo empirico, l'ordine dell'esperienza, che tendeva a separarsene. E questo si vedrà ancora in autori come Luigi Scaravelli o come Carlo Antoni, che in fondo tentarono di eseguire proprio quel programma di revisione, di riforma della dialettica. Molte cose vengono ancora dette in questo volume sui rapporti tra Croce e Gentile. Sul loro orizzonte comune, come lo definisce Ciliberto, e naturalmente sulle ragioni della loro rottura. Sasso affronta questo problema, direi, in modo magistrale, e Giuseppe Cacciatore a un certo punto osserva, molto giustamente secondo me, che la rottura aveva radici lontane nella differente impostazione del loro pensiero. Forse si possono proporre in margine ancora un paio di osservazioni. La prima osservazione è questa. Io direi che per intendere la differenza tra Croce e Gentile bisogna forse ormai guardare un po' meno, non dico che non bisogna guardarvi, ma un po' meno alla polemica pubblica del 1913 sulla voce di Prezzolini, cioè quella sull'identità e le distinzioni dello spirito. E un po' di più invece al modo diverso in cui affrontarono lo studio del pensiero di Marx e del marxismo, alle conseguenze che ne derivarono. Qui ce ne parla molto bene Giuseppe Vacca. Croce, come si sa, studiò a fondo l'economia classica, era interessato al contributo del marxismo per la storia e non diede sostanzialmente peso alla filosofia di Marx, che a un certo punto definì, come è noto, un condimento poco opportuno. Gentile, al contrario, ignorò quasi del tutto le teorie economiche di Marx. Si restrinse, è il caso di dirlo, alle tesi su Feuerbach, di cui diede la prima, assai problematica, peraltro, versione italiana. E in questa diversa analisi si divisero per quello che sarebbe diventato un aspetto fondamentale delle loro filosofie, cioè per la valutazione dell'utile, dell'economico, direi persino dell'elemento corporeo, carnale, mondano, che Croce, come si sa, considerò presto come una forma spirituale, fino a vedersela poi trasfigurare nella vitalità. E che Gentile invece considerò subito come un elemento subordinato alla volontà morale, ma in fondo anche lui poi lo vide diversamente risorgere nella figura del sentimento. Qui veramente io credo si determinò la frattura tra le loro visioni del mondo, e c'è molto da scavare in questo. E alla radice c'era l'immagine di Marx, del marxismo, dell'elemento economico, di quello morale, della prassi dei suoi prodotti. Seconda osservazione. Io credo che bisogna insistere, anche se è un punto, lo so, controverso, ma è la mia opinione, sul fatto che nel 1925 la rottura tra i due
pensatori non fu filosofica, ma fu politica. E dunque tale da implicare una diversa lettura della storia nazionale. Ma naturalmente non basta dire così, lo so bene. Da qui segue un problema ulteriore e più grave: che cosa significa politica? Cioè, in che senso bisogna intendere una rottura politica come quella che si verificò di fronte all'ascesa al potere del fascismo? Politica per me non può significare accidentale e soprattutto non significa che non arrivasse poi a toccare anche la sfera della filosofia. Questo mi sembra il punto veramente delicato della rottura tra i due autori. Bisogna forse tornare a riflettere sul rapporto che questi autori ebbero con la dimensione politica in generale, un tempo si diceva con il politico, no? Prima del fascismo, entrambi, io arriverei a dire, che ebbero un rapporto debole con la politica, nel senso che le loro filosofie, che si erano già pienamente definite, non erano sorte da una domanda politica e non fornivano risorse adeguate, in fondo, per interpretare le sconvolgenti novità politiche di quel tempo. Fino al 1925, Benedetto Croce, per esempio, aveva aderito a un liberalismo ottocentesco, risorgimentale, che era bene, perfettamente rappresentato dagli scritti di Silvio Spaventa sul Nazionale, che lui ripubblicò, come si sa, nel 1897, per poi farne la seconda ampliata edizione nel 1923. E Gentile, da parte sua, aveva ormai costruito le linee di una filosofia, quella che si chiama attualismo, che, per quanto si sia molto detto e molto scritto, non recava più argomenti per il fascismo che per l'antifascismo. Però l'avvento del fascismo al potere cambiò molto nel loro pensiero. Fu un passaggio forte, bisogna insistere su questa discontinuità, costrinse entrambi a un rapporto diverso, di ben altra intensità, con la sfera politica e con il proprio tempo. La filosofia di Croce non era originariamente antifascista, come si vede nelle sue prese di posizione tra il 22 e il 24, ma lo divenne con il tempo. E a maggiore ragione la filosofia di Gentile acquistò sempre più i tratti di una dottrina del fascismo. Il fascismo, insomma, divenne per loro un grande problema di teoria, come si vede in maniera nitida, io mi sono esercitato su questo in uno dei capitoli del volume, nella nuova dottrina liberale di Croce, che assume come centro il problema della decadenza degli istituti liberali, in Italia e in Europa, della critica del vecchio liberalismo, quasi dell'autocritica del proprio passato, e che arrivò a distaccare, forse non si vede ancora bene la radicalità di questo passaggio, arrivò a distaccare lo spirito liberale dalle istituzioni del liberalismo classico, del mondo borghese, dall'individualismo, dal liberismo economico, dallo Stato di diritto, nell'accezione di Montesquieu. In ultimo, e concludo, se il fascismo segnò il punto di rottura nei loro rapporti umani, un argomento di grande interesse, di grande suggestione, direi per certi versi conseguente, consiste nel giudizio sull'evento più sconvolgente della loro epoca, cioè sul nazionalsocialismo, sul razzismo, sull'antisemitismo. È anche qui che vanno misurati questi autori. E un altro tema che attraversa diversi e ottimi contributi del volume, come quelli di Orsucci, Imbriani, Conte, Rota, e ci vuole poco, direi, per rendersi conto che le incertezze che avevano segnato il primo giudizio di Croce sul fascismo svanirono, diciamo così, di botto di fronte al primo apparire del nazionalsocialismo. Nel 1933 Croce trovò subito nella propria filosofia le risorse non solo storiografiche, ma anche teoriche per leggere quel che accadeva in Germania. In maniera direi persino sorprendente, tutti gli ingredienti della sua lettura del nazismo sono già presenti nella storia d'Europa, che esce nel 1932, ma che, lo ricordo, era stata scritta tra il gennaio e il dicembre del 1931, in un periodo di importanti viaggi, peraltro, a Budapest e a Berlino. E poi
come mostra in maniera molto nitida l'articolo di Giovanni Rota, anche Giovanni Gentile, bisogna ripeterlo, era lontano anni luce dall'ideologia del nazionalsocialismo, del razzismo, dell'antisemitismo, e ne offrì diverse prove, aiutando come poté colleghi studiosi ebrei come Christeller e molti altri. E mi sembra, ecco un altro forse punto fermo che possiamo trarre da questo volume, mi sembra che la storiografia su questo tema è ormai concorde nelle conclusioni. Gentile non apparteneva a quella ideologia, non poteva approvare quelle tesi, e qui direi sta la netta distanza con il caso che discutiamo in questo periodo di Martin Heidegger. Ma tuttavia, a differenza di Croce, non seppe o non volle assumere una posizione pubblica. Sacrificò in certo modo le sue stesse idee in nome di imperativi che in quel momento gli parvero di maggiore importanza. Come posso dire, in certo modo rovesciò nel proprio animo l'ordine delle priorità. Seppure vide la negatività dell'antisemitismo, non seppe vederne dunque il carattere, dirò così, dirimente, cioè ciò che significava nello sviluppo di una civiltà e di una nazione, cioè la sua stessa filosofia in quel momento dimostrò in fondo di possedere una minore capacità di resistenza, di non trovare gli anticorpi, insomma, per giudicare il peso di una simile barbarie. Grazie. Molte grazie al professor Mustè, mi pare che ci abbia introdotto all'interno del volume, nucleando alcuni nodi interpretativi fondamentali, e adesso darei la parola per un altro intervento al dottor Terracciano, ringraziandolo ugualmente della sua partecipazione. Desidero ringraziare il professor Menozzi per avermi invitato a partecipare a questo seminario e il professor Ciliberto che mi ha chiesto di contribuire al volume. Oltre il consueto piacere di parlare qui alla scuola, sono contento di dialogare tra cotanto senno, anche perché è stato in un corso con il professor Savorelli, che diciamo oggi è sfortunatamente assente, un corso credo nel 2002-2003, che approfondì per la prima volta la fortuna di temi spaventiani in Gentile, e anche perché una certa consuetudine crociana, che nata qui, ma si è poi formata tra le mura di Palazzo Filomarino, l'Istituto Nazionale di Studi Storici, dove sono stato borsista per alcuni anni, seguendo le lezioni che il professor Mustè svolgeva congiuntamente a Gennaro Sasso. Non mi pare inopportuno richiamare queste considerazioni blandamente biografiche, anche perché sia per Croce che per Gentile fu fortissimo il senso della comunità di studi, delle istituzioni deputate a garantirne l'efficacia e anche il senso delle scuole e dei nessi generazionali al proprio interno. E a proposito di questo, ora nel presentare un volume come questo, di quasi 1000 pagine, con decine e decine di contributori, è necessario effettuare opera di selezione. Anche per queste considerazioni ho deciso di concentrarmi su un aspetto richiamato nella presentazione del volume e riemerso anche nelle parole di introduzione del professor Menozzi, cioè la partecipazione di più generazioni alla stesura di quest'opera. Nell'introduzione del volume, infatti, Ciliberto sottolinea come il quadro generale entro cui gli scontri e i dibattiti legati all'idealismo apparivano ancora aguzzi, presenti, laceranti, si dissolve a partire dagli anni 70, con l'esaurirsi progressivo delle culture nate dall'antifascismo e delle prospettive critiche che ne erano discese. E poi, ancora successivamente, nei decenni seguenti, con la chiusura, per così dire, del Novecento, in questa maniera lo stesso dibattito su Croce e su Gentile, in maniere diverse, si consegnava alla storia. Di lì certo non si chiudeva solo una fase, nascevano anche nuove prospettive, ad esempio per quanto riguarda Croce, e per fare solo un esempio, ci si è concentrati anche sulla dimensione europea, non solo per quanto riguardava la sfera dei suoi contatti, la sua attenzione a tenere viva una repubblica letteraria oltre e sopra i due conflitti, ma anche a partire dall'afflato finale dell'epilogo della storia d'Europa, con quel suo inaspettato atto di fede federalista, che risuonò anche nelle carceri dell'Italia fascista. Croce, come noto, auspicava, come speranza lontana e quasi slegata da qualsiasi ottimismo sia della ragione che della volontà, che quel sentimento nazionale che aveva accompagnato i diversi stati europei nel XIX secolo si riproducesse in qualche formula su scala europea. Ora, non apparirà strano che questo aspetto venisse quantomeno recepito e riportato nel dibattito pubblico degli anni 90. Per quanto riguarda Gentile, gli anni 90
hanno indubbiamente segnato una nuova stagione, come testimoniato sia dal volume biografico di Gabriele Turi, sia dalle due Italie di Giovanni Gentile e di Gennaro Sasso. Eppure da rimarcare come in ogni caso ci fu un affievolirsi di quelle tensioni che avevano accompagnato il dopoguerra, ma non un totale esaurirsi, almeno sul piano storiografico, e in parte ciò avvenne spostando il giudizio su Croce e Gentile anche sulle loro eredità, sui loro allievi diretti o indiretti. Ecco, allora, a partire da queste considerazioni ho scelto una strada selettiva e forse pretestuosa, ma non illegittima, credo. Mi sono dunque chiesto cosa sarebbe emerso a focalizzare il mio intervento sui saggi di coloro che sono nati o si sono formati dopo questa cessura che ha richiamato Ciliberto, dopo gli anni 70. Dunque, anche per prendere in prestito le famose parole di Contini in riferimento al solo Croce, ma che può essere tranquillamente estese, a coloro che forse sono post-crociani, insomma post-neoidealisti, senza essere stati necessariamente anticrociani, e che però, come testimonierebbe questo lavoro, almeno un po' di sudore per entrare nei testi di Croce e Gentile l'hanno versato. Voi sapete che Contini, con questa definizione di post-crociani, denunciava i meriti ma anche i limiti delle posizioni, diciamo, del dopoguerra in relazione all'analisi crociana, e motteggiava anche i giovani studenti, gli juniores, che si erano trovati a maneggiare quei concetti senza aver fatto la fatica dovuta per penetrarvi, per affrontare i dibattiti che li avevano generati. Insomma, mi è interessato capire le domande e il rapporto che chi è nato dopo gli anni 70 ha con Croce e Gentile e con le loro eredità. Mi sono assolutamente chiari, ovviamente, i limiti di un'operazione di questo genere, che qui ha il senso primario di offrire un filo tra i tanti per penetrare all'interno di un volume così denso. E non si tratta nemmeno di cercare a tutti i costi un'attualità di Croce e Gentile, o peggio di ipostatizzare delle tendenze tra i giovani, insomma, parola che anche eviterei per rispetto, diciamo, dell'una e dell'altra generazione, ma di capire le direzioni degli studi su Croce e Gentile. È un dato di fatto che, sebbene molte sollecitazioni sono venute del resto da chi ha pensato il volume, da chi ne ha costruito l'architettura, la maggior parte di questi testi sono stati scritti in relazione a precedenti autonome ricerche. Offrire questo quadro, dunque, mi pare abbia il vantaggio di mostrare quali sollecitazioni sono state sviluppate. D'altro canto, il numero consistente di saggi scritti da autori nati dopo questa cesura, quasi un terzo del volume ho contato, permette di offrire a chi ascolta un quadro non del tutto falsato, anzi abbastanza rispondente dell'intera struttura del tomo e delle questioni a esso sottese. Mi chiedo se anche forse questo aspetto, il dato quantitativo consistente di questi saggi, abbia aiutato a uscire dalle ideologizzazioni, come ricordava il professor Mustè nella sua introduzione al testo. Aggiungo anche che siamo in un mese intenso per attività crociane e neodialistiche più generalmente, in parte dovuto all'anniversario, ma frutto di lavori che andavano avanti da anni. È uscita da pochissimo l'edizione critica di Etica e Politica, che è stata presentata la scorsa settimana all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, con due autori che hanno partecipato a questo volume, Galli e De Angelis, con la discussione che poi ha trascimato domenica anche sull'unità da parte di Sofri, e la prossima settimana lo stesso volume verrà presentato in Treccani. Inoltre, lo scorso mese è stato pubblicato un volume su Croce filosofo europeo, atti di alcune giornate di studi patrocinati dall'Istituto Italiano di Studi Storici, e negli ultimi anni c'è stato anche nel 2014 l'importantissimo convegno in Treccani, patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Fondazione Gentile. Insomma, questo per dire che questo volume non nasce nel vuoto, e se forse, concordo con il professor Mustè, è troppo forte parlare, diciamo, di un nuovo completo indirizzo di studi, una nuova stagione di studi, queste testimonianze paiono suggerirci che esista un non scontato interesse verso questi autori, che ribadisco non più canonici, e certo non canonici per chi, ad esempio come me, si è formato in anni in cui Croce e Gentile non facevano parte del corredo bibliografico del giovane liceale e nemmeno del giovane universitario. Ora, nel ricostruire le linee di tendenza dei saggi che ho isolato, nel vedere qual è la mappa di specifici interessi, mi pare di poter segnalare a volo d'uccello quantomeno tre snodi. Da un lato, la riconsiderazione del pensiero di Gentile e Croce, ma in questo caso soprattutto di Gentile, su un piano più propriamente filosofico, con particolare attenzione alle filosofie europee del Novecento. Per quanto riguarda Croce, il confronto, che pure esiste sul piano delle relazioni sul piano europeo, è piuttosto concentrato nell'ambito del confronto del pensiero italiano del secolo, in particolar modo con due saggi molto densi.
Come secondo punto, l'analisi del programma storiografico del neoidealismo in relazione ai caratteri costitutivi della storia culturale e istituzionale della nazione, e dunque lo studio storico del ruolo che Croce ebbero come intellettuali e come organizzatori di cultura, dunque dell'annosa e cruciale questione del rapporto tra Gentile e il fascismo, e questione anch'essa cruciale e già richiamata di Croce e della sua egemonia vera o presunta nelle diverse fasi della storia del Novecento italiano. Dunque, filosofia, storiografia, storia. Vengo al primo punto, sarò diciamo rapido e vi chiedo venia per diciamo, le banalizzazioni e le necessarie semplificazioni di saggi che sono evidentemente più pensati e densi. Ecco. Il confronto con Gentile sul piano teoretico si configura come la ripresa di un dialogo interrotto talvolta bruscamente, la cui interruzione ha impedito un confronto più ampio della cultura europea, che meritava e che merita di essere intrapreso. L'attualismo, dunque, come la variante italiana della risposta della filosofia europea al determinismo positivista. Questo punto viene sottolineato non solo nel capitolo sulla fortuna gentiliana, scritto da Fabio La Stella, con particolare attenzione al mondo tedesco, ma anche in altri contributi, ad esempio quello di Jonathan Salina, che credo essere il più giovane contributore del volume. Ciò va considerato anche in relazione... 22 anni, quindi, no, nemmeno, 21. No, quindi... forse anche post 89, insomma, addirittura, diciamo, e non solo post anni 70. Ciò va considerato, io guarderei anche oltre il volume, ma anche in relazione a nuovi studi usciti sull'attività filosofica di Gentile a ampio raggio, come il lavoro del giovanissimo Andrea Pinazzi su Gentile e la filosofia del diritto. Nel volume Treccani, in particolare, ci si sofferma sulla consonanza dell'attualismo con temi avanzati della cultura filosofica europea contemporanea, soprattutto sul nesso con Husserl, svolto appunto da Salina, mentre Gennaro Imbriano ha lavorato sul confronto con Heidegger. Non sono ovviamente temi del tutto nuovi e, come opportunamente richiamano gli autori, vennero segnalati in presa diretta, già sia da Croce che da Ernesto Grassi, ma poi in tempi più recenti affrontati, ad esempio, da Negri e Severino. Questi due saggi mi pare che facciano ottimamente il punto su temi con ogni evidenza cruciale e non relegabili a memorabilia storica. I fulcri del confronto sono diversi, il rapporto tra filosofia e tecnica, ma anche il tema della coscienza assoluta, nell'ambito del quale, ad esempio, sia Husserl che Gentile leggono le determinazioni oggettuali della realtà. Inoltre mi pare rilevante il saggio di Diego Femia e Fabrizia Giuliani, che affronta il tema dell'importanza teoretica che il problema del linguaggio ha in Gentile, tema di prima grandezza, a partire dal riconoscimento del carattere creativo del linguaggio, che deve collocarlo non sul piano dell'oggetto di studio della linguistica, ma al vaglio dell'analisi filosofica. È un modo intelligente, mi pare, per suggerire, per aprire a un confronto solo abbozzato nella sede del volume, del sistema gentiliano con la filosofia del linguaggio novecentesca, con le sue svolte e con quello che ha significato nella storia intellettuale del secolo trascorso. Dunque questi aspetti, confronto con la fenomenologia, con Heidegger e con la svolta del linguaggio, della filosofia del linguaggio, testimoniano evidentemente uno spazio di indagine ancora non del tutto esaurito, si mi pare. Come dimostra anche poi l'intervento più generale sulla fortuna di Gentile, che è stato svolto da Giuliano Guzzone. Per quanto riguarda Croce, il confronto filosofico c'è, ma assume più i termini della verifica del suo impatto all'interno della tradizione italiana. Non manca in ogni caso un'ampia disanima di Giacomo Bottos sulla fortuna di Croce fuori d'Italia, che peraltro diciamo, sollecitazioni molto recenti potevano approfondire. In questi giorni si discute molto di un articolo di Mark Lilla sulla New York Review of Books, credo, sul New York Times. Mark Lilla è un intellettuale americano che si è formato in relazione alla cultura francese, ma che ha anche letto molto Croce, perché ha lavorato su Vico e rielaborare alcuni temi, ad esempio la nostalgia come categoria del politico in relazione a una crisi, è evidente che vi agiscano dietro alcune sollecitazioni, quantomeno dello storicismo italiano. Inoltre qui il confronto, ritorno al confronto di Croce con lo spazio europeo, come è stato richiamato, il confronto con l'Europa viene svolto attraverso saggi su specifici paesi e in particolar modo nel saggio di Stefania Pastore sul rapporto con la Spagna viene ricostruito il rapporto storiografico con Bernardino Menéndez Pelayo, ma anche il rapporto con Miguel de Unamuno, un rapporto claudicante che poteva essere più fecondo, ecco, come ne dice l'autrice. Ma per tornare alla relazione con la cultura italiana,
dopo l'analisi più generale di Floriano Martino, si va nello specifico nell'analisi di alcuni dibattiti in cui Croce ebbe un ruolo frenante. Sono svolte importanti e discusse nella storia dell'idealismo. Qui vengono affrontati da Cristiano Sabino la polemica Croce de Sarlo, che racchiudeva l'opposizione crociana alla psicologia sperimentale, posizione di negazione, di attacco, che sfocia infatti in una battaglia feroce anche perché volta a dare un segnale, tipizzando De Sarlo come rappresentante di pseudoscienze che aspirano a occupare il luogo della filosofia senza averne del tutto gli strumenti. Il saggio testimonia in effetti anche della consapevolezza della posta in palio al riguardo dell'egemonia culturale in Italia in quel momento nell'ambito filosofico e delle strategie utilizzate da Croce. Su altro versante vi è un dibattito sempre legato allo statuto di nuove discipline, ma da lì di amici, convintamente crociani, seppure eterodossi. E mi riferisco al confronto tra Croce e De Martino, affrontato con molta acutezza, con molta precisione da Roberto Gronda. Qui in ballo vi era la possibilità dei modi filosofici di affrontare l'irrazionale. Nel caso specifico la storia del magismo, che come sapete nelle prospettive di Croce non poteva essere fatta perché non può farsi la storia del negativo. De Martino, nel Mondo Magico del 1948, richiamava il fatto che ciò che è positivo, ciò che è reale, non è solo ciò che è positivo per noi, ma anche quello che poteva esserlo per l'uomo primitivo, come lui lo definiva, nel momento in cui quest'uomo non possiede ancora una forte autorappresentazione unitaria del sé e della sua differenza con la natura. In questo modo, come parve a Homo Deo e Croce, De Martino storicizza le stesse quattro categorie crociane, ritenendo forme storiche anche le categorie della coscienza. Ma soprattutto Croce nega questi tornanti dell'investigazione antropologica come pura espressione di malattia ed è noto quanto la diade sano malato, sanità malattia fosse cruciale per Croce. Si tratta di questioni, come dicevo, non nuove nella storia della storiografia crociana, ma affrontate, ciò mi sembra rilevante e si ricollega a quanto diceva anche il professor Mustè, non sullo scivoloso terreno della colpa del ritardo che Croce impose o meno alla cultura italiana. In secondo luogo appoggiate alla consapevolezza, soprattutto l'articolo su De Martino, di quanto snodi fondamentali della cultura italiana e di come la cultura italiana avesse poi recepito tradizioni altre, come fu l'opera di De Martino, come in queste operazioni esse si erano nutrite dell'orizzonte concettuale crociano e l'avevano sempre tenuto di vista. Mi pare infatti dunque da segnalare come questi articoli tocchino, dandone un'interpretazione non coincidente, ma si tratta di decenni diversi, la polemica di Sarlo e il confronto con De Martino, il tema, questo sì sfuggente, dell'egemonia crociana o della presunta egemonia crociana prima, dopo o durante il fascismo. È evidente che questo tema affronta trasversalmente molti saggi, e ora parlo più in generale del volume, non solo quelli qui da me affrontati, e mi pare appunto, diciamo, per certi versi pacifico, per altri ancora divisivo, questo possibile paradosso di un autore che fu considerato egemone durante una dittatura che avversava e venne accusato di essere egemone in un momento in cui il paese si divideva in due culture, quella comunista e quella cattolica, che egli combatteva allo stesso modo. Mi sembra molto giusto quello che ha detto il professor Mustè su, diciamo, l'influenza culturale e il modo in cui nella polemica molti elementi del neoidealismo erano già passati all'interno degli opponenti. Su questo credo che il saggio di Burgio ci dia molti il saggio di Burgio sulle letture di Gobetti, Gramsci e Togliatti su Gentile ci dia molti elementi, ecco, più in generale su come avvennero queste letture. Questo tema, su cui non andrò oltre, tange in qualche misura anche l'analisi del programma storiografico del neoidealismo in relazione ai caratteri costitutivi della storia culturale e istituzionale della nazione. Sto venendo al secondo punto. Del resto è dallo storico della filosofia. Appunto, dicevo, il secondo punto verte sull'aspetto storiografico. E qui risiede la criticità dei temi delle cesure identificate da umanesimo, rinascimento e riforma, barocco, risorgimento, con i diversi accenti che Croce e Gentile posero su queste fasi. Spicca tra tutte la criticità del rinascimento e del suo rapporto con la genesi del moderno. Tema spinoso in Gentile, anche in virtù della complessità del periodo,
filosoficamente spezzettato e asistematico e in ogni caso tappa fondamentale del processo di secolarizzazione della storia, della lotta al trascendente e dunque della formazione del mondo moderno attraverso l'analisi del concetto di dignitas hominis che costituisce il vero ponte, il vero tramite dall'umanismo al pieno rinascimento. Altrettanto importante è la fase rinascimentale per Croce, sia come punto di riferimento per una più ampia storia morale dell'Italia, sia nella necessaria dialettica con la riforma, come chiave per interpretare i fenomeni che portano al mondo moderno. E inoltre luogo in cui sviluppare, come ci ricorda opportunamente Salvatore Carannante, un metodo storiografico che vada oltre la pura storia politica e prenda su di sé il peso della Kulturgeschichte. Sono questi temi molto noti, forse tra i più noti dell'eredità di Croce e Gentile, e davvero visti a volo d'uccello, quindi vado oltre, anche perché il piano filosofico e quello storiografico sfociano nel problema del giudizio storico su Croce e Gentile come intellettuali. Qui mi pare che senza esserne specchio il tema dell'egemonia crociana abbia un suo contraltare nel rapporto tra gentilianesimo e fascismo e dunque nei nessi tra cultura, educazione e regime, nell'analisi del rapporto tra fascismo e cultura, tema che viene da lontano, quantomeno a partire dalle diverse posizioni espresse da Bobbio per un verso che negò quel legame in famose pagine e per altro verso dal Garen delle cronache della filosofia italiana che a ragione parlò della particolare curvatura che il fascismo aveva impresso alla cultura italiana, riconoscendo il ruolo a Gentile ma contestandone l'egemonia all'interno di quel ventennio. Il dibattito è stato approfondito negli ultimi due decenni, anche per la ricostruzione di nuove genealogie politico-culturali all'interno del quadro post-89. Su questo aspetto vi sono almeno tre saggi rilevanti di due storici già maturi che avevano già ampiamente lavorato su questi temi, cioè Alessandra Tarquini e Andrea Mariuzzo. Alessandra Tarquini lavora su Gentile e Mussolini e sulla destra e la sinistra gentiliana, come già espresso nelle sue ricerche precedenti. Per Alessandra Tarquini esiste e ha pieno diritto di esistere una cultura fascista di cui Gentile fece parte senza esserne elemento alieno, ma vi finì poi in minoranza. E certo il suo fascismo viveva di fedeltà a uno Stato che doveva inglobare all'interno diverse espressioni, non era fedeltà al partito fascista e che dunque, oltre più che l'opposizione cattolica, dovette fronteggiare l'opposizione della frangia più radicale del partito, finendone sconfitto poi, che è la frangia che si riteneva depositario del vero messaggio dell'ideologia fascista e che non intendeva cedere il passo a un filosofo liberale convertitosi a Mussolini. Il problema del rapporto tra Gentile e fascismo è tema che tocca in qualche maniera anche l'intervento di Andrea Mariuzzo che parla di Gentile e del suo rapporto con questa scuola. È noto, Gentile fu allievo di questa scuola e ne fu direttore, ed è noto come Luigi Russo richiamò la scuola normale come l'innocenza, la fase di innocenza di Giovanni Gentile. Non ci è, diciamo, ignota l'evidente necessità di Russo anche di salvare il destino della normale nella fase in cui dice questa frase, di difendere in qualche modo il lavoro di Gentile a Piazza dei Cavalieri. D'altro canto c'è anche un giudizio riportato, un giudizio attribuito dal biografo a Mussolini, secondo cui Mussolini avrebbe detto che la normale era un covo di vipere antifasciste, ma non voleva rompere il giocattolo a Gentile. Mi fa piacere ricordare qui, diciamo, una battuta di Claudio Cesa, che credo sia insomma, avrebbe potuto essere un autore che avrebbe molto apprezzato questo volume. E, che è uno degli interlocutori nascosti di questo volume, Claudio Cesa nell'ultima opera che scrisse, credo, la prefazione al volume di Giovanni Gentile sulla scuola normale, disse che dal giocattolo all'innocenza la strada è lunga ma si può percorrere. Ora Mariuzzo ci aiuta a percorrerla dicendoci molto bene, dandoci la consapevolezza dei rischi di una facile assoluzione, ecco, del ruolo di Gentile come direttore al cui interno, mostrando anche la varietà di orientamenti interni. Dunque sia Alessandra Tarquini che Andrea Mariuzzo calano l'attività politica e pedagogica di Gentile nel concreto, scandendone con esattezza le tappe cronologiche dei rapporti più generali con il mondo della cultura, nella rugosità degli scontri e nelle attenzioni alle scansioni temporali che segnano le tappe dell'attività di Gentile organizzatore di cultura. Sono saggi del resto che vanno letti in parallelo con il saggio di Albertina Vittoria su Gentile organizzatore di cultura. Con il Gentile direttore concludo questo diciamo riassunto a volo di uccello dei saggi scritti da chi si è formato dopo questa cesura e mi pare
per coglierne alcuni elementi finali. Mi pare che si tratta di saggi che in maniera diversa sono tutti attenti a mettere in luce alcuni elementi tipizzanti, alcuni dei quali già richiamati dal professor Mustè e dal professor Menozzi. In primo luogo la politicizzazione come dato costitutivo delle filosofie di Croce Gentile, il robusto senso dell'unità del sapere che le attraversa, la necessità di calare la lotta culturale in universali concreti, l'opposizione al fatalismo e alle correnti di cultura deterministicamente aride, come le chiamerebbe Gentili, che segnano in specie l'inizio del loro sodalizio intellettuale, la salda alleanza tra filologia e filosofia che Gentile e Croce perseguirono. Mi pare significativo come tutti questi aspetti siano l'esatto contrario di un clima intellettuale e delle coordinate materiali e politiche che hanno segnato l'Italia dopo l'89, in cui quella generazione si è formata, cioè deideologizzazione, eclettismo metodologico, globalismo ma anche attacco politico costante allo Stato unitario, difficile governo della politica sull'economia e la scivolosa e non così recente, come si dice in questi mesi, diffusione di una post-verità. Ora, potrei sbagliarmi, ma a me pare che alcune di queste opposizioni, di questi ribaltamenti, di questa non coincidenza tra mondo e studio, abbia portato a un interesse verso quella tradizione italiana che, accusata di provincialismo, fu per molti aspetti fattore di sprovincializzazione. Penso ad esempio che un certo interesse vi sia stato nel trovarvi il percorso della cultura nazionale anche come frutto di un atto arbitrario di creazione, una cultura che non è data e che è materiale fragile, ma anche l'attenzione al modo in cui la cultura neodialista cercò di fare i conti con l'avvento delle masse nella storia, con Hegel e con Marx, nel modo in cui li rilesse consentendosi, non sempre riuscendosi, una lontananza da un'idea astratta di civiltà e liberalismo, tanto che in una fase di antigiolittismo militante e di antipositivismo i giovani guardarono a Croce Gentile e da essi poi rifiutati mutuarono comunque strumenti di comprensione di quello che accadde. Vi è infine, credo, l'attenzione a un pensiero spesso tacciato di essere venato di ottimismo e di essere pregiudizialmente immerso nel progresso, e invece, ma dico cose notissime, sempre elaborato in dialogo e in risposta a una crisi profonda della civiltà europea. Ed è su questo aspetto della crisi, credo, su cui vada misurato il bivio che infine divise i due autori. Politica, in quel caso, e mi ricollego all'intervento che mi ha preceduto, mi pare sia proprio profondersi, dare un giudizio sull'abisso di quella crisi. Grazie. Grazie a Terracciano per questo itinerario al quale francamente non avevo pensato quando ho visto il volume, ma che è indubbiamente interessante, cioè provare a vedere se nel volume è possibile individuare alcune linee collegate alla generazione degli studiosi. È indubbiamente è una cosa molto, molto interessante e anche intrigante. Darei ora la parola a Massimo Cacciari, dicendogli che ha tutto il tempo che vuole per... siamo in anticipo sui tempi previsti, quindi possiamo... Starò ai tempi dei colleghi che mi hanno preceduto, non preoccuparti. Siamo in anticipo, quindi non ci sono i vincoli soliti. Anche perché alcune cose che mi ripromettevo di dire sono già state dette, insomma, sull'importanza di questo lavoro, sul fatto che ponga fine definitivamente, non è certo... che questa opera di demistificazione inizi ora, ma sui caratteri cosiddetti, tra virgolette, periferici o provinciali di questo pensiero italiano del Novecento. Anche negli ultimi decenni, insomma, le antologie di Gentile curate da Garin per un verso, da Severino dall'altro, nuova attenzione nei confronti di un certo Croce, su cui cercherò di dire due cose un po' mie, E insomma, credo che sul rilievo europeo di questi autori, insomma, le cose sono state dette, naturalmente senza dimenticare che questi autori ignoravano grandi correnti e filoni della cultura contemporanea. Cioè, insomma, bisogna arrivare adesso a un rovesciamento per cui i provinciali sono gli altri. Come fa un liberale all'altezza del 1950 a ignorare Keynes? Insomma, di un certo ritardo c'è, ovviamente, no? E poi anche i paralleli con Husserl, con Heidegger, mi permetto di dire, lasciano un po' il tempo che trovano, anche rispetto a operazioni fatte da miei illustri colleghi, insomma.
è difficile fare operazioni di raffronto laddove manca ogni riferimento testuale, insomma mi pare che sia una filologia un po' azzardata, francamente. Dopodiché ha perfettamente ragione Mustè, cioè questi rapporti si intendono, anche laddove non sono filologicamente documentabili, si intendono perché ci troviamo di fronte, anche nel caso dei nostri, come nel caso degli altri, di fronte a personaggi, a personalità di grande formato, che vivono politicamente la crisi. Questo è il punto di rapporto e di raffronto. Allora, questi, rendiamo giustizia a questi personaggi, se ne comprendiamo appunto proprio la politicità, nel senso che diceva Mustè, sono perfettamente d'accordo con lui. Questo è il perno del loro pensiero, cioè un pensiero radicalmente anti-accademico. Non c'è pensiero che genera pensiero, non c'è idea che genera idea. L'idea deve incarnarsi, l'idea è idea se è reale, l'idea è idea se è wirklich, se ha effetto. Questo è il timbro di Husserl della crisi e questo è il timbro di genesi della società. E allora sono autori diversissimi che è impossibile accademicamente mettere insieme, sono esercizi accademici che lasciano il tempo che trovano. Si comprende la natura di quella crisi, se si conosce come conoscevano loro la tragedia di quei tempi e la necessità per il pensiero di essere nella tragedia. Questo è il. Bisogna stare attenti su questo, perché sennò facciamo un pessimo servizio a questi autori, se li leggiamo accademicamente. Li dobbiamo leggere politicamente, nel senso che Mustè dava il termine politica. E poi, naturalmente, ma Ciliberto lo dice con chiarezza nell'introduzione, Croce Gentile, benissimo, certo, ma ben ferme le differenze. Che sono radicali, che sono secondo me proprio culturali nel senso antropologico del termine. E ha perfettamente ragione anche qui Mustè, come si fanno a vedere che in Croce c'è la consunzione dell'idealismo, che questo è il progetto di Croce, ma lo dice chiarissimamente anche Croce, no? Quando critica Gentile, ma qui c'è teologia, ma qui c'è metafisica, lo dice continuamente, c'è misticismo. E non è mica sballata la critica, perché Croce stesso che dice ma la mia filosofia ha rapporti con la mistica, neanche con la religione, con la mistica. C'è una differenza talmente radicale tra la religione di Gentile e il cristianesimo di Croce. Si può immaginare una differenza più abissale tra quando Croce tira fuori la sua su Europa o del Christenheit e dice e mette non ci si può non dire cristiani in nome del razionalismo europeo. Lo dice testualmente da qualche parte, adesso avevo tirato fuori la citazione, insomma. Quando dice l'opposto per lui è razionali, dobbiamo mantenerci e vivere perché cristiani e profondamente cristiani perché razionali. E dall'altra parte hai la religione di Gentile, che è una religione di timbro eminentemente mistico. Qui non ho il tempo di mostrarlo, insomma, mi è capitato di scriverci qualche robetta tempo fa. Quindi una differenza radicale da questo punto di vista. Ha perfettamente ragione Mustè, la critica dell'idealismo è centrale, questo è il senso dell'operazione, niente affatto provinciale. Correnti fondamentali dell'anti-idealismo contemporaneo andavano in questa direzione, no? Verso quasi un nuovo positivismo, da qualche parte è Croce stesso che tira fuori questa espressione, bisogna muoversi verso quasi un nuovo positivismo per marcare la sua differenza da Gentile.
Quindi differenza assolutamente radicale. È Gentile, la storia di Gentile, la storia di Croce. Ma Gentile lo dice esplicitamente: la mia storia è subspecie eternitatis. È la storia subspecie eternitatis, lo dice esplicitamente. Cioè a me interessa il senso, il significato, la razionalità del reale. Quello cerco. E tutto fu spirito. E Croce lì insiste. Ecco, vedete, il metafisico, l'idealismo metafisico, la trasformazione dell'idealismo in cattivo misticismo. Sono differenze radicali. Ma questo è il bello. E questo fa la grandezza anche di quel periodo della nostra cultura. Non ci fosse l'idealismo arretrato, in ritardo rispetto a Husserl, rispetto a questo, rispetto a quest'altro. Non c'era l'idealismo, c'era un grande dibattito all'interno di una crisi dello stesso idealismo che è proprio di tutta la cultura filosofica europea in quegli anni. E qui questa crisi dell'idealismo si declina, secondo Croce, secondo Gentile, in modo diversissimo, a dimostrazione della ricchezza di quel dibattito e di quel confronto. E quindi sono grandi personalità che vivono la tragedia di quel periodo. Qual è la tragedia? Qui mi riferirei, sono al centro dell'interesse di tanti saggi, in particolare anch'io ho apprezzato moltissimo, non li ho letti tutti, confesso, perché, ma ho apprezzato moltissimo quelli di Gennaro Sasso, e dove mi pare al loro centro ci sono due scritti rivelatori di Gentile, oltre che quello del 15, che secondo me è importantissimo, no? I contributi alla critica di me stesso. E due importantissimi, i contrasti ideali e politici dopo il 1870, che esce in Elementi di politica del 25, e Considerazioni sul problema morale dei nostri tempi del 45. Dove proprio, come si diceva prima, emerge che cosa? Come il modo, la forma in cui Croce vive la tragedia, lo spirito sano e lo spirito malato, sì, quella contrapposizione lì. La critica del grande disordine spirituale, cito, no? E che cos'è, e come si configura lo spirito malato? In perfetta coerenza tra questi due scritti, che sono divisi da 20 anni e mezzo, c'è l'affermazione definitiva del fascismo, il nazionalsocialismo, la guerra. Il grande disordine spirituale. Come si configura lo spirito malato che produce questo grande disordine spirituale? In una figura politicamente centrale, l'eroicità dello Stato, dice Croce, l'eroicità della decisione statuale, irrazionale, la decisione, l'irrazionalità della categoria della decisione, di nuovo, il modo assolutamente diverso con cui due grandi intellettuali che si ignorano vivono la crisi, Croce e Schmitt, entrambi di origine liberale. Questa visione eroica dello Stato deriva da filosofie misticheggianti e torbide religioni, e se la prende con Nietzsche. Tutto ciò non può condurre ad alcuna sintesi, ad alcuna dialettica di libertà e autorità, cioè dello Stato, momento della decisione, della costituzione dello Stato, della legge, della norma e governo, forza e consenso. L'eroicità dello Stato spezza questa dialettica sana e ammala la società e lo Stato. Le stesse considerazioni ritornano in Politica in Nuce. Se lo Stato diventa concreto soltanto nell'azione del governo, nella decisione, se lo Stato è concreto, si incarna essenzialmente soltanto nel momento della decisione e questo momento si privilegia, questo non può significare che le leggi siano trascurate o degne di disprezzo, la norma, le leggi.
Se è vero che la vita è continua rivoluzione e trasformazione, ciò non significa che si debba procedere in ogni momento a atti rivoluzionari, a decisioni, nel senso etimologico del termine. Ecco, l'istanza dialettica, conciliativa, sana. La sanità sta nel comporre il momento dell'autorità dello Stato, del governo, della decisione, con la fermezza della legge, della norma, che deve valere anche nei confronti di chi governa. Questa, dice Croce, è la ragionevolezza, questo è buon senso. Anche qui nessun irenismo, attenzione, perché aggiunge immediatamente dopo, con grande realismo, come sempre in Croce, grande realismo. Comunque sia, ciò che la politica non potrà mai essere è egualitarismo. Perché nessuna idea di libertà o fraternità sta alla base dell'agire politico. Inseguire una politica improntata all'idea di fraternità è utopismo, è malattia anch'essa. Nessun atto politico può fondarsi su tale principio, anzi, l'azione politica è la negazione, dice Croce, l'esatta negazione di questo principio egualitarista. L'esatta negazione. La sua falsità di questo principio, cito, è totale. Per dire che appunto la ragionevolezza e il buonsenso di Croce contro l'eroismo statuale, l'eroismo della decisione, la mitologia della decisione, diciamola così, schmittiana, non inficia minimamente la sua visione realistica dell'agire politico. La politica non ha niente a che fare con egualitarismi e principi di fraternità. Queste malattie che determinano la crisi europea, la grande crisi europea con cui il pensiero deve confrontarsi, se no non è pensiero. Che cosa pensa un pensiero che non pensa alla crisi? Cosa pensa? Queste malattie iniziano per Croce col romantico, contro cui, dice Croce, contro il romantico, lottarono Hegel e Goethe. Dopo il 1870, data fatale, irrompono materialismo da un lato e trascendenza dall'altro. E qui appunto il riferimento che prima si diceva al nesso tra Europa, cristianità e razionalismo. Dal 1870 queste correnti materialistiche da un lato e diremmo con Weber il grembo delle antiche chiese dall'altro scuotono la fede nella libertà. La fede nella libertà, ecco la religione di Goethe e di Croce, no? Come tutti sanno, la religione di Goethe. La fede nella libertà è un trascendentale della storia. Si faccia l'ipotesi del peggio, dirà nel 1937, si faccia l'ipotesi del peggio, 37, che la lotta che oggi travaglia il mondo finisca con la sconfitta della libertà. Ebbene, si soccomberà, ma con la certezza, che il processo della libertà dovrà di necessità ricominciare. Certezza che dovrà di necessità ricominciare. E questa è la filosofia della storia di Croce. C'è poco da fare. Questa è la filosofia della storia di Croce. È la filosofia della libertà, della fede nella libertà. La libertà di Croce è troppo filosofo per non sapere che la libertà non è qualcosa che puoi dimostrare come il teorema di Pitagora, ma è il trascendentale della storia. La storia è condotta, si conduce, procede sulla base di questa idea. Tolta questa idea,
cessa di esserci la storia. C'è una contraddizione in termini, non può non esserci la libertà perché c'è la storia è la dimostrazione che c'è la libertà, che c'è il desiderio di libertà, inconculcabile. Soccomberà ora, bene, io ho la certezza che riprenderà, la certezza, attenzione, la certezza. E questo fa sì che Croce, sempre nell'ambito della tragedia dell'epoca, non abbia nulla a che fare con la rivoluzione conservatrice. Croce non è un conservatore. O meglio, è un conservatore soltanto per quegli elementi per cui lui, storico, sa che il presente è necessariamente collegato al passato. E che ogni comprensione del presente non può che essere comprensione della genesi del presente e quindi deve essere collegato al passato. Soltanto per questo è conservatore. Ma lui sa non solo benissimo appunto che le rotture, che il momento della decisione, del governo, il problema, il collegamento con la norma e la legge è inevitabile, ma sa appunto altresì, come abbiamo appena visto, che è assolutamente inevitabile appunto la lotta, il confronto, il polemos, la stasis all'interno del mondo europeo con il romantico, perché l'origine di questa malattia è per lui lì, è il romantico, e lui ritiene che questa malattia del romantico fosse già stata perfettamente compresa dagli Hegel da un lato e dai Goethe. Dagli Hegel e dai Goethe. Non molto diversa la posizione di un autore come Mann dopo le considerazioni di un impolitico. Mann giunge a posizioni che da questo punto di vista sono similissime a quelle di Croce dopo un momento, come tutti sanno, la considerazione di un politico diverso. E Croce non solo non è un conservatore, tantomeno è un reazionario, cioè lui ritiene che tutte le posizioni reazionarie e conservatrici siano esattamente come quelle rivoluzionarie il prodotto di quella malattia, lo dice con grande chiarezza. Reazionari e rivoluzionari bevono alla stessa fonte avvelenata. Alla stessa fonte avvelenata. Parrebbe aver letto, sempre per stare in ambito manniano, il personaggio di Nafta nel Zauberberg. Alla stessa fonte avvelenata. Ecco, non ignora certo la tragedia, Croce. Ma la domanda che sulla base anche dei ricchissimi materiali di questo libro forse siamo in grado di formulare, anzi senza dubbio siamo in grado di formulare con maggiore fondatezza e avvedutezza, non ignora la tragedia. La tragedia è quella. Forse ne comprende anche la genesi, ma vede la malattia, ma la conosce veramente, cioè la conosce, sì, forse, ma le sue terapie, per dirla così, possono essere ritenute in qualche modo coerenti e adeguate all'altezza della tragedia stessa? Francamente ne dubito. Troppe cose mancano, no? Troppe consapevolezze mancano. I conti con alcuni autori decisivi sono troppo precari per poter affermare questo. No? È un grande pensiero che vive in grande la tragedia di questo tempo e ne capisce forse la genesi, il divenire, la storia, ma la sua denuncia si combina sempre in qualche modo tra giudizio storico disincantato, ma anche tanta morale, tanto giudizio etico, e questo io la vedrei soprattutto nel campo proprio dell'estetica, no? Proprio dell'estetica. Negli stessi anni
in cui Croce scrive le cose sulle quali mi sono maggiormente soffermato ora brevemente, ci sono delle cose di Ungaretti, no? Troppi gli autori che mancano nella estetica crociana per poter pensare soltanto a... No, è una scelta precisa, è una scelta precisa, no? La grande arte contemporanea che c'è anche in Italia, dal futurismo, l'ermetismo, eccetera, sono documenti penosi della crisi. Documenti penosi della crisi. È l'assoluta ignoranza della valenza delle rivoluzioni del linguaggio artistico contemporaneo, la loro radicale e costante derubricazione a documenti penosi della crisi. E beh, sono limiti rivelatori, insomma, non si può girare intorno così, dribblare queste cose. Anche perché appunto in contemporanea avevamo pagine di Ungaretti, no? Su Vico anche, proprio su Vico, in polemica con Croce. Sono le pagine di Ungaretti in polemica con Croce su Vico, dicendo bada Croce con grande garbo, bada che non avverti la misura d'angoscia di certe pagine, di certi momenti del pensiero vichiano. E poi le sue cose sul futurismo. Io ho scritto un saggetto, naturalmente giustamente ignorato da accademi e altri, ma per mostrare come col futurismo abbia a che fare Gentile. Gentile ha a che fare profondamente col futurismo. La filosofia del futurismo è attualismo. E il futurismo è attivismo e basta per Gentile. È l'ultima grande stagione europea dell'arte italiana, una cosa assolutamente decisiva, che viene compresa da tutta Europa, da San Pietroburgo fino a Lisbona. È attivismo, documento penoso della crisi. E è possibile pensare che una cultura di questo tipo, una grande cultura di questo tipo, possa indicare qualcosa oltre la crisi? Questa è una domanda pochissimo accademica, mi rendo conto, ma che parlando di autori che di accademico non hanno nulla, forse è il caso di porsi. E anche quando lui polemizza, in particolare con Gentile, rispetto alla proprio alla filosofia, no? E dice, storicismo assoluto, state attenti, perché dice, questa è la impressione sua, non v'è filosofia perenne. La filosofia, che cos'è la filosofia? È metodologia del pensiero storico, e cioè della storia in quanto intelligenza della situazione presente nella sua genesi. Ma questa affermazione, che cos'è? Una verità perenne? E se la filosofia è storia della filosofia, come potrebbe esservi storia della filosofia se non vi fossero state filosofie perenni? Di che cosa è storia la filosofia se non di filosofie perenni? In quali contraddizioni irrisolvibili si caccia uno storicismo assoluto? In contraddizioni in cui Gentile non si è cacciato per nulla, ovviamente, e qui ritorna la grande differenza filosofica, teoretica, tra Croce e Gentile. E poi che significa che ogni filosofia va intesa nel suo contesto storico? Perché certamente è così, ed è un'assoluta banalità, se si limitasse a questo. Significa invece filosoficamente, teoricamente, che è relativa ad esso? No, lo dice lo stesso Croce, che non va intesa così. Ma non è relativa ad essa una filosofia non è relativa al suo contesto storico, in che misura? Ma nella misura in cui si vuole perenne. È logico.
è soltanto per questa misura, e quindi non andrebbe compreso una filosofia anche sub specie eternitatis? È ovvio che va intesa anche sub specie eternitatis. E crolla il palco dell'affermazione storicista crociana. E la natura di Gentile, mi avvio a conclusione, è completamente diversa, e ha ragione anche qui chi mi ha preceduto, non con l'estetica del Novecento, ma già con Marx, è chiaro, là tutta la differenza già la si vede lì, è immanente nel confronto su Marx, da un lato Marx ridotto a sociologismo ed economismo, e dall'altro Gentile, che mi permetto di dire, ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione, perché non capisci neanche il Marx economista, sociologo, se non capisci quelle opere a cui lui aveva inteso che dovevi partire da lì. Non aveva letto l'ideologia tedesca, non so, l'aveva letta, non lo so, ma la tesi di Feuerbach, da quelle opere lì. E quelle opere lì sono opere metafisiche, perché il problema di quelle opere giovanili di Marx, punto di vista che Marx non abbandona mai, ha voglia di dire lasciamole alla critica dei topi eccetera eccetera, non le abbandona mai, perché è il punto di vista di quella modalità specifica del rovesciamento di Hegel che lui crede di operare in quegli anni. In quelle opere il problema di Marx è il problema metafisico di Aristotele. Che cos'è l'essente? Che cos'è l'essente? E come risponde Marx? Secondo me è Gentile, secondo me interpreta correttamente. L'essente è esclusivamente atto, energeia. Quello è, non è potenza, non è energeia, atto. Atto in ogni istante, atto. E in ogni istante è quello che deve essere actu. Questo è. E quindi, ecco perché sub specie eternitatis, perché in ogni istante è il pensiero che è. È il pensiero che è in atto. Energia vuol dire, e atto vuol dire fatto, no? Fatto. Verum factum, nell'interpretazione di Gentile. Che non è un caso, credo, Michele, che poi Gentile abbia quella straordinaria attenzione per il pensiero umanistico rinascimentale che manca in Croce. Vico, ma non la tradizione di Vico a partire dall'umanesimo, dagli Alberti, dai Valla, ai Machiavelli e Buono. Machiavelli, ma politica, non Machiavelli filosofia, di nuovo, non filosofia. Non la filosofia di Machiavelli, non la filosofia di Marx. E allora qui c'è il discorso, insomma, hai ragione, cioè in Gentile c'è in Croce c'è il tentativo di esaurire l'idealismo. E questo sarebbe interessante da riflettere di nuovo in questa chiave sulla collocazione di Croce nell'ambito del pensiero contemporaneo. Perché se questa chiave di lettura è esatta, e io credo lo sia, significa che Croce, secondo questa prospettiva, partecipa in pieno di una tendenza fondamentale della filosofia contemporanea. E cioè quale? Quella della fine della filosofia. Quella della fine della filosofia. Questo è la vera parte nel coro di Croce. A differenza di Gentile, che da questo punto di vista potrebbe sembrare più arretrato, perché lui invece è proprio un risarcimento e una riforma dell'idealismo, in un senso che secondo me poi è sostanzialmente fichtiano e non hegeliano. Insomma, grandi autori, anche per queste loro contraddizioni, anche per questi loro limiti,
chi è l'autore che ha letto tutto? Chi è che interloquisce, che si dialettizza, che polemizza con, all'altezza del suo tempo? Chi è che è all'altezza del suo tempo? Chiaro, c'hanno dei limiti, qualcosa hanno capito, qualcosa no. Ma quello che hanno capito perfettamente è che è una tragedia il Novecento, questo hanno capito perfettamente. È una tragedia e con le tragedie o hai la voce degli Eschilo o dei Sofocle, se no taci. Non puoi fare la mosca cocchiera delle tragedie. E questo è davvero la cosa che andrebbe comunicata e che questi saggi comunicano, almeno quelli che io ho letto. Questa andrebbe veramente comunicata, cioè che sono autori testimoni di una grande crisi. L'uno anzi, come Gentile, e qui andrebbe sviluppato quanto prima Mustè diceva, no? Come Gentile incorre in un grandioso errore, no? Perché è vero, non è paragonabile con Heidegger da questo punto di vista, sono perfettamente d'accordo, anche perché le due filosofie non hanno assolutamente niente in comune, con buona pace di amici miei che hanno tentato di gettare i ponticelli sull'abisso, no? Cioè, hanno retroterre completamente diversi, eccetera, eccetera, ma comunque grandiosi errori. Da cui, ecco, un altro elemento, da cui che a un certo momento poi comprendono, no? Perché come si fa a non capire che, anche leggendo Genesi e struttura, che ha capito, insomma, la propria responsabilità piena, no? Il proprio essere, il proprio schuldig, no? Rei, l'ha capito, ma pentirsi? Ma che roba è? Infamia? Io devo portare avanti fino in fondo la strada, se non posso ritirarmi dalla strada di cui in qualche modo sono stato complice, non posso tirarmi indietro. Non posso tirarmi indietro. Ed è questo senso di... questo non potersi sottrarre alle proprie responsabilità, anche Croce alla fine, che certo per la sua ragionevolezza, per il suo buon senso, non ha commesso i grandi errori, no? Non ha sbagliato in grande, però dice: ho sbagliato, sono colpevole anch'io, sono responsabile anch'io. Il mio liberalismo non è stato in grado, o forse non era in grado, di curare la malattia che pure denunciava. E Croce stesso lo dice, no? Sì, mi sento responsabile, entrambi si sentono responsabili del limite della loro azione o della colpa vera e propria che la loro azione ha comportato. E questo non è molto importante, questa idea di responsabilità, del sentirsi rei, del sentirsi colpevoli, non è ciò che fa davvero grandi i maestri, questo detestare un'innocenza inoperosa e silenziosa, detestare gli innocenti, non è ciò che fa grandi i maestri. Tragica patria è la loro, di Croce e di Gentile, tragica patria, cito proprio Ungaretti, il grido uscito da Ungaretti in una poesia bellissima, Roma occupata, no? Che è il refrain della sua poesia, tragica patria, e della nostra poesia, la patria di Dante, di Petrarca e di Leopardi.
Grazie molte per questo richiamo alle differenze tra Croce e Gentili, e allo stesso tempo per il fatto che entrambi sono stati testimoni della tragedia del Novecento, e in qualche modo entrambi non si sono sentiti in grado di affrontare la responsabilità della loro partecipazione a questa tragedia. Bene, io direi che adesso Michele Ciliberto può dirci qualche parola di carattere generale. No, intanto vorrei ringraziare gli amici che sono intervenuti in questa discussione, e in modo particolare volevo ringraziare anche la Scuola Normale che ha promosso appunto questa iniziativa. Lo diceva prima Pasquale Terracciano, la Scuola Normale è stata essenziale per Gentile, e ha ricordato appunto la battuta di Russo, il quale diceva appunto che la Normale è stata l'innocenza di Gentile. Credo che sia una espressione abbastanza riduttiva, che non coglie il senso della profondità del rapporto di Gentile con la scuola, ma la scuola è la casa di Gentile, come è la casa di Gentile l'Enciclopedia Italiana, e nella quale abbiamo presentato questo lavoro, e in occasione tornai appunto su queste affermazioni, su questo dicendo ora, anche la Treccani è una casa di Gentile, ed è opportuno appunto che Gentile ritorni a casa sua, per intendersi. E quindi una discussione in questa scuola intorno a Gentile e a Croce è il luogo principale in cui essa deve essere svolta. Volevo fare delle affermazioni molto rapide. È vero quello che diceva Terracciano a proposito del coinvolgimento della generazione dei più giovani in questo lavoro, è così. Io sono persuaso che i giovani vadano sempre messi alla prova, vadano coinvolti, e in questo lavoro appunto ci sono giovani, addirittura giovanissimi. Ci sono anche dei maestri, perché io non sono persuaso che i maestri vadano, come si dice, cucinati in salsa piccante, come diceva Pasquale, un altro maestro di questa scuola, che vadano rispettate e tenute sempre in massima considerazione, ma l'importante è cercare per quanto si può di coinvolgere generazioni diverse e di mettere appunto alla prova la generazione dei più giovani nei confronti di due personalità che sono i punti più alti della cultura e della filosofia italiana del Novecento. È venuto più volte l'accenno nella nostra discussione sulla differenza di Croce e Gentile, sono diversissimi. E da un punto in poi sono addirittura contrapposti. Una contrapposizione che, almeno per quanto riguarda Croce, non si riesce a placare nemmeno quando ha la notizia della morte di Gentile. Come ha scritto, ha mostrato Sasso in un articolo molto bello, in un saggio molto bello, proprio su questo punto. Sono diversissime, ed è vero, dall'inizio. Cioè muovono proprio da posizioni diverse, da formazioni diverse, da autori diversi. Hanno poi dei momenti importanti di convergenza nel lavoro che fanno, soprattutto dentro la critica, ma restano profondamente diversi. Quindi la rottura che si ha nel 24 avviene certamente per motivazioni politiche, ma era già chiara nelle sue motivazioni di fondo, nella polemica sulla voce appunto degli anni 10, del 1911-12. Già lì appunto le cose che diceva Cacciari, il misticismo, vengono tutte fuori. È vero che poi la situazione politica produce una riflessione, ora vengo rapidamente su questo, di carattere teorico, però la differenza proprio di ordine filosofica è originaria. Allora perché non abbiamo fatto due volumi? Perché la Treccani, rispetto all'ipotesi che era stata abbozzata, rispose che non era, come dire, positiva o possibile da un punto di vista editoriale, e quindi è venuto fuori questo volume nel quale si cercano di intrecciare le due personalità, ma mostrandone le differenze. Io sono persuaso di una cosa, di una tesi che diceva Cacciari, è la politicità, il carattere strutturale di queste filosofie. E a questa politicità è immanente il rapporto che hanno con Marx. Qui c'è una differenza appunto nei confronti di altre tradizioni filosofiche, ma quella italiana, quella nazionale italiana, ha questa caratteristica specifica che è data dalla sua strutturale politicità. Se non si afferra questo punto, cercammo di metterlo in evidenza già
nel convegno su Croce Gentile che faceva a Orvieto nei primi anni '80, non li capiamo né Croce né Gentile. Qui c'è anche, è stato evocato il nome di Mann, ma la differenza profonda proprio su questo punto specifico fra Mann e Croce, perché quando Croce recensisce le considerazioni di un impolitico, gli rimprovera appunto a Mann di non voler sapere fare i conti col volgo, e se la Germania, che non vuole fare i conti col volgo, pensava di poter vincere la guerra, dice Croce, non l'avrebbe mai potuto fare, perché il volgo conta nella storia, conto come volgo, e con il volgo devi fare i conti. Quindi questa politicità, questo rapporto con Marx. Ma poi il punto che spero che appaia almeno da alcuni di questi saggi, anch'io sono profondamente convinto che sono pensatori della crisi. E nel caso di Croce, che mi è più evidente in questo momento sulla base di quello che è stato detto, che ci siamo molto concentrati su Croce, Croce è proprio un pensatore che fa i conti quotidianamente con la malattia. Cioè noi, Croce è un personaggio complesso e particolare, perché da un lato cancella le tracce e quindi diceva appunto che bisognava eliminare gli scartafacci, poi nelle edizioni critiche abbiamo visto come anche ci fossero varianti importanti all'interno del suo lavoro, ma poi ha proiettato un'immagine di sé, per esempio quella del soliloquio del vecchio filosofo: non, cosa fate? Non lo vedi? Sto morendo, io non si può rimanere nella carcere della vita, eccetera, eccetera. E come dire, ha proiettato questa immagine che è stata detta goetheana, altre volte addirittura erasmiana. Non è niente di tutto questo, è sicuramente un personaggio tragico. Lo vediamo appunto dai taccuini di cui ora noi li abbiamo disponibili, ma li vediamo anche appena andiamo a lavorare più internamente sui suoi lavori. E c'è un rapporto per Croce diretto fra crisi e filosofia, fra malattia e filosofia. Lo dice in modo esplicito appunto nei testi dei primi anni 30, in cui di fronte alla crisi si propone di riafferrare una dimensione propriamente filosofica e non più storiografica del suo lavoro, specificando che nei momenti di crisi bisogna nuovamente scendere nel regno delle madri, confrontarsi con i problemi filosofici fondamentali, ma dice anche questa è malattia, mentre invece la sanità è rappresentata dalla storiografia. Quindi un personaggio tragico in senso proprio, all'interno del quale anche per questo l'autobiografia, sia pure un'autobiografia senza soggetto, come è il contributo alla critica di me stesso, perché è proprio appunto un'autobiografia senza soggetto, è un elemento essenziale, a differenza di Gentile, che anche da un punto di vista, come dire, più empirico, quando gli venne proposto appunto di scrivere un'autobiografia non la portò mai a compimento, mentre invece l'autobiografia in Croce è elemento costitutivo della sua filosofia. Questo ne parlava l'altro giorno Paolo D'Angelo quando abbiamo presentato Etica e Politica, e credo che avesse ragione. In Croce il lavoro ha una funzione di autoterapia, è qualcosa appunto di tragico che lo tocca quotidianamente, cioè nelle lettere che scrive a Gentile quando sono più vicini dice appunto che deve assolutamente stare attenta alla nevrastenia, alla neuropatia, che si deve dare una disciplina. Croce è un uomo che sta sempre sull'abisso. Se non lo capiamo questo, non capiamo Croce. E se noi andiamo a leggere appunto le battute finali del contributo alla critica di me stesso, in cui dice che la sua immagine appunto è proiettata in questo specchio che si rompa e rappresenta appunto in mare un tempesto, non lo capiamo Croce. Cioè, che sta sempre sull'abisso, ne è perfettamente consapevole, fa uno sforzo per uscire, perché diceva il mio maestro Garen, bisogna sempre priorizzare, Croce degli anni 10 non è quello degli anni 30, nei primi anni 30 si pone il problema di vedere, di controllare appunto la crisi, e scrive la storia come pensiero e come azione, che è altra cosa dalle opere, dai testi finali sulla vitalità, nella quale, rideterminando il ruolo della moralità, cerca in modo drammatico di ridefinire la possibilità di una direzione del circolo spirituale che sente intaccato dalle fondamenta. Cioè la vitalità poi sarà un altro passaggio della presa d'atto di questa tragedia del mondo contemporaneo, dell'Europa contemporanea, ma questi sono elementi che sono presenti sempre in Croce. E
io ho cercato appunto in alcuni saggi, per quello che ho potuto come direttore dell'impresa, soprattutto in quelle di Sasso, ma non solo in quelle, di che venisse fuori, se devo dire ai miei occhi, ma è un dato accidentale, quello che considero la lacuna più grave di questo volume è l'assenza, che non si è potuto fare appunto, di un saggio sul contributo alla critica di me stesso, che a mio giudizio è proprio un punto cardine per capire appunto la filosofia di Croce e questa immanenza della crisi e della malattia come elemento genetico strutturale della sua filosofia. Gentile, l'ha detto Cacciari molto bene, si presenta in modi anche diversi, è vero quello che però si è cercato di fare. Noi abbiamo voluto cercare di, come dire, di mettere in crisi tutta una serie di luoghi comuni che ci sono relativamente non solo alla filosofia di Croce o di Gentile, ma alla filosofia italiana del Novecento, del XX secolo. Lì bisogna ricominciare a fare un lavoro a fondo per cercare di ridelinearla per quello che è. Non è vero che c'è un trionfo dell'idealismo sul positivismo, non è vero che c'è una rottura radicale fra 800 e 900, non è vero che c'è un'egemonia dell'idealismo, non è vero che Gentile ha dominato durante il periodo fascista. Proprio Cesa ha scritto un libro bellissimo, un saggio bellissimo intitolato I nemici di Gentile negli anni 30 soprattutto. Ecco, abbiamo un lavoro molto ampio da fare da questo punto di vista. Questo vuole essere appunto un punto di questo lavoro, ma vuole essere considerato per quello che è, cioè una enciclopedia che rientra all'interno del genere letterario enciclopedico, che è diretta a un pubblico, come dire, colto ma non di specialisti, ai quali si vuole cominciare a riproporre nella misura del possibile un'immagine diversa da quella che ci è stata consegnata anche da grandi maestri, da Bobbio, da Garenda, tutti quelli che hanno costituito la loro autobiografia nel rapporto con Croce e con Gentile. Il problema è di riuscire a uscire da questo doppio specchio, per così dire, che in qualche modo è deformante, cercando di vedere le cose per quello che si può, perché è sempre un trascendentale, un'idea trascendentale, non più di questo, vederla da una diversa distanza e al tempo stesso più da vicino. Qualcosa credo che si sia fatto, qualcosa, soprattutto molto, resta ancora da fare, come diceva Croce, come invitava a fare sempre Croce. Vi ringrazio, soprattutto gli amici che sono intervenuti e voi che ci avete seguito. Grazie. Sì, certo. Bene, grazie molte per questa conclusione che ci restituisce anche il senso fondamentale del lavoro fatto, ma credo che sia un tema che ha attraversato tutti gli interventi, quelli di un ripensamento che vuole essere anche demitizzazione, che vuole essere deideologizzazione, che vuole essere storicizzazione, nel senso di avvicinarsi alle cose così come sono effettivamente andate. Abbiamo ancora qualche minuto, se c'è tra gli ascoltatori che hanno seguito questo seminario qualche domanda, qualche intervento, qualche questione, credo che i nostri relatori possono essere utilmente chiamati in causa. Sì. Prego. È da studioso dagli anni Ottanta dell'attualismo gentiliano a livello filologico e critico. Mi sono laureato con Piovani e con Carbonara a Napoli con una tesi molto specifica sulla dialettica dell'atto, il giovane gentile e la dialettica dell'atto. E poi ho proseguito gli studi, poi alla fine per ragioni di vita ho dovuto invece dedicarmi a pensare alla mia famiglia, prima di 5 figli, con tutto ciò che la tragedia italiana, che è pure la stessa tragedia che hanno vissuto un gentile, ma tutti gli amici di Croce che cercano di aiutare, anche lui, no? E in cui ancora oggi i nostri giovani vivono con la disoccupazione che c'è, con la crisi che c'è. E devo dire questo, e quindi ho seguito moltissimo, nonostante il mio cambiamento di attività, perché lavoro in carcere, ho lavorato in carcere a Pisa, qui nel carcere di Pisa per tanti anni, fino al 2000, poi da un osservatore regionale,
E anche il carcere, in fondo, è un tema che ha a che fare con la filosofia. Penso a un Ugo Spirito che legge attraverso Gentile nella storia del diritto penale, no? E anche la riforma del diritto penale che lui nel 26 ha prodotto, anche Ugo Spirito, quindi, attraverso, quindi in qualche modo ha portato avanti un discorso, un percorso, no? E come diceva giustamente il professor Cacciari, sub specie eternitatis, no? E anche Ugo Spirito rientra in questo discorso di una neometafisica, per così dire, attualistica, se così possiamo dirla, no? O comunque in un contesto argomentativo che comunque riproduce un filosofare, no? E via dicendo. Dunque, sono rimasto molto emozionato nel sentire tutte le vostre, no, tutti i discorsi fatti, tutta la nuova narrazione fatta, però devo dire una cosa, mi ha colpito molto sia il professor Mustè, che già conosco per altre ragioni, ho seguito per altre ragioni su Gioberti, su Alto, eccetera, no? E dunque, e il professor Cacciari in particolare, ma anche il professor Terracciano. No, volevo soltanto fare un piccolo intervento che riguarda un pochettino una presunta attualizzazione dell'attualismo, per così dire, no? Nelle voci giovani che ci sono state finora, in particolare nei rapporti che sono stati impostati tra Gentile e Husserl, Gentile Heidegger, o Heidegger, come giustamente è stato detto, perché si pronuncia così la parola Heidegger nella sua regione di provenienza, ma anche con Nietzsche, per esempio, no? E volevo dire, sì, è vero quello che diceva professor Cacciari, no, che poi non bisogna esagerare su questo tema, no? Su questo immediatamente, no? Cioè, da fare tutto un lavoro e uno scavo. Però io, da quello che ho letto, io tante cose ho letto in materia, in ultimo Sasso, no? Ma Sainati, no? Ma Spanio, ma Vitiello, ma Antimo Negri, ma Gino Capozzi, devo dire che hanno tutti quanti impostato il discorso per come, dello spirito in cui l'ho letto io, nel senso giusto che diceva il professor Cacciari, cioè in effetti tenendo conto di una cosa di Gentile, tenendo conto dell'ultimo saggio pubblicato, ma non di Genesi e struttura della società, di quello allegato a quella, Immanenza dell'azione, e poi del saggio sulla morte e l'immortalità dell'anima, no? Che è il vero, e lì si capisce cos'è l'attualismo, altro che eternità, altro che, lì si capisce quando Gentile smentisce i pregiudizi, no, religiosi o meno, no, sull'immortalità e sulla morte, no? Laddove, come dire, un Vito Antonio Bellezza, mio caro maestro, no, successivamente alla laurea, no? Dunque ha prodotto un'opera che secondo me è tutta da riprendere con Abbagnano, in qualche modo, in dialogo con Abbagnano, no? L'attualismo come esistenzialismo positivo, dunque io ho visto però questi autori che hanno trattato, nel senso di quella che dovrebbe essere richiesta tuttora secondo la nuova prospettiva storiografica, come leggere quegli autori, no? Dunque, nell'ambito di una periodizzazione delle loro opere, e Sasso lo ha fatto. Sasso, uno dei punti centrali che ha fatto anche prima di lui, ma diversamente da lui, chiaramente un Antimo Negri, no? Ma anche un Capozzi, hanno considerato una svolta, una chere gentiliana, no? Tra la fase che ha portato alla teoria generale dello spirito come atto puro, e la fase invece che arriva alla logica, e nel 23 chiude il percorso teoretico alto di Gentile. Certo, poi vi sarà la filosofia dell'arte, vi sarà Genesi e struttura, e come il professor Mustè ha mostrato, lì c'è un'altra novità, innovazione, no? Nella parabola attualistica. E questi studiosi come Sainati, ripeto, come Vitiello, cioè, hanno proprio posto l'accento, non a livello accademico, leggendo i testi Husserl e Gentile, ma ne hanno fatto un discorso tenendo conto di questo centro vitale dell'attualismo, no? Che è l'esistente. Sostanzialmente, chiedo scusa, ho un po' esagerato. Grazie a voi. Forse se c'è qualche altra domanda che possiamo raccogliere. Non c'è nessun altro, se no, siamo sicuri. Se... Tutti questi crociani e gentiliani che sono qui. Non so se vuol dire qualche cosa, Massimo, vuol dire qualche cosa. Possiamo dire una cosa ciascuno? Sì, no, a me veniva in mente. La discussione sarebbe molto interessante su tanti temi. Allora,
Sull'ultima cosa, poi volevo dire due cose proprio al volo. Sull'ultima cosa, un tema, io sono molto d'accordo che non si devono mai fare confronti impossibili su autori che non si sono studiati l'uno con l'altro. Questa mi sembra una regola da seguire. L'unica eccezione, e sarebbe un tema molto interessante, non mi ricordo, ma mi sembra che non è trattato nel volume dell'enciclopedia, è quello del rapporto tra Croce e Nietzsche. Molto più che Gentile e Nietzsche. E questo è un tema che un pochino è stato studiato, tipo, è stato ricostruito, ma effettivamente è un tema di grande interesse, non solo perché Croce a un certo punto fa una recensione della nascita della tragedia, che è molto interessante, è molto importante, ma poi perché si tratterebbe di capire effettivamente che rapporto ha la filosofia di Croce con alcuni aspetti, e con non solo direi la nascita della tragedia, ma anche con il Nietzsche successivo, cioè con il Nietzsche della volontà di potenza, sostanzialmente. Cioè, soprattutto nelle discussioni che lui fa sul tema della vitalità e del rapporto tra il vitale e l'utile, quindi le discussioni con Ernesto De Martino, ma poi anche con Enzo Paci, si avverte quasi sempre la preoccupazione di sfuggire all'esito nicciano, no? Questo. Cioè, Nietzsche in fondo che aveva fatto con la dottrina, almeno dalla Gaia Scienza, diciamo, e aveva separato la vita, aveva separato la volontà di potenza dalla sua forma, no? Dalla sua razionalità, cioè aveva separato, diciamo, era retrocesso ad un'idea più radicale della vita, questo poi in fondo, questa espansione è la volontà di potenza. E si ha sempre, leggendo il Croce di quegli anni, l'impressione, naturalmente c'è il nazismo, c'è quello che lui scrive su Lutero, quello che lui scrive sulla Germania, insomma è un elemento molto interessante questo qui di approfondimento, e si avverte sempre, lui era stato un lettore accuratissimo di Schopenhauer, era stato uno dei suoi maestri, diciamo, una delle letture principali della sua giovinezza, si avverte, anche se non lo cita spesso Nietzsche, insomma, come se lui avesse questa forte preoccupazione, insomma, no? Poi volevo dire proprio due cose al volo. Uno è sull'estetica, io sono molto d'accordo con quello che diceva prima Massimo Casciari. Cioè, non si ricorda, secondo me, abbastanza, ne abbiamo discusso qualche tempo fa appunto con Paolo D'Angelo, che veniva ricordato, che l'estetica in fondo è uno dei libri meno compiuti di Croce. Cioè, lui lo scrive nel 1900, lo pubblica nel 1902, poi nel periodo in cui scrive la filosofia della pratica e la logica, come si vede da Tacquini, prepara la terza edizione e non, cioè, avverte in quel momento l'esigenza di riscriverlo da capo quell'opera e non lo fa. In realtà la Repubblica, con rifacimento del capitolo 10 e del capitolo 12, scusate, che sono certamente correzioni importanti, ma sostanzialmente l'estetica, poi ci sarà la poesia naturalmente, che è un altro discorso, ma l'estetica rimane un libro pensato tutto sommato prima dei grandi studi sulla filosofia di Hegel, sulla filosofia, quindi è uno dei libri più fortunati sicuramente di Croce, ma anche dei meno maturi, diciamo, dei meno compiuti, e quindi questo. Okay. Dunque, spirito, vengo alle cose che sono state qui ricordate, ma spirito secondo me è la linea gentiliana della fine della filosofia. È una linea crociana per cui questo pensiero si interconnette con un tema dominante nella filosofia europea, insomma. E viene una linea, spirito è, la filosofia deve riuscire nel sapere, è la radicalizzazione di Hegel. La filosofia deve riuscire nel sapere, Wissenschaft, la filosofia è sapere o non è sapere. Cos'è sto nome diamante? Sapere, ecco l'attenzione, però che era immanente in Gentile, no?
cioè l'attenzione all'aspetto filosofico, a partire da Marx di nuovo, l'attenzione all'aspetto filosofico del marxismo, l'attenzione all'aspetto filosofico delle scienze, no? L'attenzione all'aspetto filosofico dell'economia, cioè la critica alle distinzioni crociane, non è questo, Gentile, anche nella filosofia dell'arte, la critica alle distinzioni crociane. No, questo, tutti i suoi allievi polemizzano con Croce su questo aspetto, non le distinzioni. Ecco, ma alla fine di questo percorso il venir meno delle distinzioni significa che tutti i distinti debbono riuscire nella scienza, nell'atteggiamento scientifico. Spirito è questo. E la sua influenza sul marxismo italiano è fortissima in quegli anni, fortissima. Cioè un marxismo, virgolette, crociano, che è quello di certe correnti ortodosse del PC, e poi tutto il filone, virgolette, eretico del marxismo italiano è Gentile e Spirito, filosoficamente parlando. È Gentile e Spirito. Vai a vedere i saggi di Tronti della fine degli anni 60 su Gramsci, eccetera, e Marx, eccetera, eccetera, sono Gentile e Spirito. Marxismo come scienza. Marxismo come scienza. Quindi sì, sarebbe interessante sviluppare in questo senso la cosa. Anche a me interesserebbe moltissimo discutere con te appunto di questo rapporto con Nietzsche, perché Nietzsche lo vede sicuramente come l'esponente della malattia, non c'è dubbio, no? Però nello stesso tempo, ma è il discorso tuo, Michele, cioè è su quell'orlo e quindi vede la malattia e ha un rapporto vitale con la malattia da cui deve ritrarsi costantemente senza diventare né conservatore né reazionario, perché è facile reagire alla malattia, no? Invece no, non devo essere reazionario, devo mantenere quel realismo nichilistico a proposito anche quella citazione che prima facevo, no? Molto forte, questa storia della fraternità, dell'egualitarismo, eccetera, eccetera. Insomma, ma che roba è? Qui non è politica, quindi la politica è real politico, non è. Ma nello stesso tempo guai a essere troppo ragionevolmente, perché se esaspero l'elemento decisionistico, l'elemento autoritario, eccetera, eccetera, ecco Nietzsche, volontà di potenza, lo stato eroico, che cos'è se non l'espressione della volontà di potenza? È l'espressione della volontà di potenza. E ancora più drammatico questo resistere anche a questi autori, no, che vede dentro lì nella malattia, è il rapporto che non poteva non vedere, non intuire, qua e là secondo me anche lo si comprende, con quello che per lui invece era la tradizione sana, perché Hegel, Goethe, tradizione sana. Croce, guarda che qui c'è Levit, te lo sei letto da Hegel a Nietzsche? Sì, probabilmente se l'era letto, non so, se l'è letto, allora lì, capito? Cioè perché capiva che il discorso su Nietzsche, svolto seriamente, svolto fino in fondo, svolto radicalmente, gli avrebbe messo necessariamente in discussione anche la sua tradizione. Da Hegel, per forza, perché se fai un discorso serio su Nietzsche hai voglia tu di dire ma guarda lì, critica Hegel la mattina alla sera, non ha niente a che fare con Hegel, sono glosse a Hegel. Bene, grazie. Che queste ultime notazioni ci abbiano mostrato la ricchezza delle sollecitazioni che vengono dall'enciclopedia Croce Gentile, credo che questo sia uno degli argomenti di maggiore soddisfazione per il curatore. Certo. Bene, grazie molte e buona serata.